Ciao a tutti, bentornati sul canale oggi con il solito appuntamento mensile, i preferiti del mese di giugno. E partiamo subito dai prodotti beauty preferiti di questo mese. Allora, uno dei prodotti preferiti beauty di questo mese è stata questa spazzola elettrica che vi ho mostrato nello scorso video di un haul delle cose che ho ricevuto e sono strafelice di averla ricevuta. È una spazzola della Hang San. Molto molto bella, sembra davvero professionale, ma la cosa che mi piace è l'effetto perché si liliscia ma non li rende troppo piatti. Io ne ho già, comunque li ho sottili, sono abbastanza piatti, non sono chissà quanto voluminosi, però questa spazzola me li rende lisci ma non effetto piastra, quindi questa cosa mi piace molto. Non ho l'effetto che insomma vada a bruciare il capello. È regolabile con le varie temperature, mi piace un sacco, è fantastica. L'ho portata anche in viaggio, è anche molto leggera, molto molto bella, nonostante la plastica sia una plastica abbastanza dura, non è la classica cinesata, ecco, quindi mi sta piacendo tantissimo. Prodotti make-up preferiti di questo mese, non potevo non inserire, non odiatemi perché ve ne ho già parlato, le tinte di We Makeup. In particolare sono due tinte che sto utilizzando questo mese, ma più di tutti questa qui rossa, che è la numero 27, che il nome non c'è scritto qui, questa è una pecca delle tinte, c'era scritto solamente nella confezione di cartone, ma sulle tinte non c'è scritto. Comunque la numero 27, che è questo rosso che indosso, che è stupendo. Tra l'altro, però, l'ho indossata con un'altra tinta di quelle metalliche solamente al centro, non so se si vede l'effetto, ed è stupenda. Io le adoro queste tinte, sono per quanto mi riguarda fino ad ora le tinte migliori che io abbia mai provato. È un rosso sangue, un rosso acceso, un rosso bello. A me piace un sacco. Questo è il mio rosso preferito, e molto, molto bello. Altra cosa che sto utilizzando questo mese, stranamente, è l'illuminante di Benefit, l'illuminante liquido, che tra l'altro, come vedete qui già si intravede che sta. Lo sto terminando, oddio, lo sto utilizzando parecchio. Io non li uso moltissimo gli illuminanti, lo sapete, però questo qui è fantastico. Perché è vero che è in liquido, quindi potrebbe anche essere un po' scomodo, ma io ne applico davvero una punta, una piccola punta. Sulle guance l'effetto è davvero bello. È un rosa perlato, è discreto come illuminante. Chiaramente, se aumentate un po' le dosi, si vede molto di più. Però a me piace tantissimo. È la versione piccola perché mi è stato regalato a Natale da una mia amica. Ed è l'illuminante Light Beam, bellissimo, l'adoro. Io che utilizzo l'illuminante, non l'avrei detto. Altra cosa che questo mese sto utilizzando un sacco ed è tra i miei preferiti. È la cipria di Neve Cosmetics, la Flat Perfection, la Alabaster Touch Smooth Compact Powder, ed è appunto questa cipria bianca, come vedete, che non ha un effetto completamente opaco tipo la HD di NYX che ho utilizzato, che tra l'altro mi è finita, ma illumina leggermente, opacizza, fissa il trucco, mi piace, è leggera. Secondo me d'estate va bene, d'inverno forse non lo utilizzerei, però d'estate mi piace, cioè adesso la sto utilizzando e mi sto trovando abbastanza bene. Volevo provare una novità, questa novità, e quindi insomma sono molto soddisfatta. Chiaramente quando arriva l'estate, film e serie TV zero, canali nì, pochi, infatti io vedo davvero pochissimi video d'estate, ma proprio pochi, sia perché non ho, po ho poco tempo, tempo anche per, ho poco tempo anche per registrare, quindi potete immaginare. Vabbè, però i canali che vedo sempre sono sempre più o meno gli stessi, io seguo tantissimo tipo persone che conosco, tipo Eleonora De Lady. Io che la amo follemente, ci conosciamo, la stradoro, vabbè, la conoscerete sicuramente, però insomma io la adoro. Per quanto riguarda invece le canzoni del mese, come canzoni del mese, un attimo che deve caricare, vi voglio far ascoltare. Avrei un preferito del mese io questo mese. Se riesco vi metterò qualche video, se riesco. È stato l'evento del mese per quanto mi riguarda ed è stato il concerto dei Coldplay a Milano. Ero tra i fortunati per quanto mi riguarda perché secondo me vedere andare i Coldplay, cioè va fatto, cioè avete la possibilità se andate all'estero, se vengono in Italia. Io vi consiglio, amate i concerti, se vi piacciono i Coldplay ovviamente, se vi piace il gruppo ovviamente, andateci, il concerto dei Coldplay è la seconda volta che lo vedo, l'ho visto già l'anno scorso ad Amsterdam, ma mi era piaciuto così tanto che poi ho detto ma chi se ne frega, vado anche a Milano. Poi San Siro, non avevo mai visto un concerto a San Siro, è stata la prima volta e devo dire che a Milano mi è piaciuto più di Amsterdam, quindi
potete immaginare. E, stupendo. Se riesco, vi metterò dei video sì, dei video del concerto, di quelli che ho fatto. Anche se chi mi segue su Instagram avrà potuto vedere, ho messo un sacco di storie ed è un sogno. Cioè, andare al concerto dei Coldplay è come trasportarsi in un'altra realtà, sì, in un'altra realtà, perché è tutto un gioco di luci, di colori, di magia, è emozionante, ti dà adrenalina, balli, canti, se delle canzoni un po' più romantiche, piangi, è bellissimo, cioè, è un concerto. 10 all'ora, io poi che sapete che li adoro i concerti, vado a un sacco di concerti all'anno, ne faccio un bel po' sia di italiani che di stranieri. Quest'anno ho fatto anche Bruno Mars ed è stato bellissimo. Però i Coldplay non è un luogo comune perché oramai vanno, cioè ci sono andate così tante persone a quel concerto che quasi avete odiato le persone. Ho letto post dove c'erano persone che dicevano: avete rotto un po' le scatole con questo concerto, però andateci. L'ha detto solamente chi non ci è andato, secondo me. Per quanto mi riguarda, è il miglior concerto che io abbia mai visto, in assoluto. Quindi vi metterò il video. Poi, per quanto riguarda le canzoni del mese, vi faccio ascoltare le canzoni che questo mese sto ascoltando. Io non le ricordo esattamente, però vado nelle più ascoltate di Spotify e mi rendo conto effettivamente di quelle che ascolto di più. E vediamo un po' che cosa ho ascoltato. Vabbè, senza pagare, lo sapete. Non me la faccio neanche ascoltare, ma la faccio ascoltare per principio, perché lo faccio. Nessuno ci toccherà come il crimine. Vabbè, senza pagare la sentite in ogni dove, anche questa sta diventando una canzone che tra un po' inizierete ad odiare. Un'altra canzone che mi piace tanto è Riccione, dei giornalisti. Sapete quanto io adesso sono entrata in fissa anche con i giornalisti. Sono proprio, vabbè, io amo lui, lo amo follemente. E Riccione è la nuova canzone che io chiaramente sto ascoltando molto, molto, molto spesso. E non ci penso più, che non ci penso più. Faccio schiaffi, con il vento le mani. Quindi queste, per quanto riguarda altro, i preferiti del mese non ho altro. Erano questi i miei principali preferiti del mese, quindi eventi, un po' di cosine ricevute, un po' di beauty, make-up, un po' di tutto. E nulla, io chiaramente vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo preferito, ma anche ai prossimi video, perché Rosa ti devi sempre impegnare, me lo ripeto tutte le volte, ma tutte le volte è difficile. Però mi impegno, giuro che io ci penso tantissimo. E nulla, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!